Eurocarne 2012, 25esimo Salone Internazionale delle Tecnologie per Lavorazione, Conservazione, Refrigerazione e Distribuzione delle Carni. Adiconsum Veneto, Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, ha organizzato un convegno sulla filiera della carne. Sicurezza e garanzia per i consumatori è il sottotitolo. Siamo qui con Walter Rigobon, segretario generale di Adiconsum Veneto, nonché e relatore al convegno. E quali sono i propositi, le finalità di Adiconsum in merito all'informazione e all'educazione del consumatore sul consumo della carne? Questa è intanto una opportunità che è stata messa in piedi con Verona Fiera, insomma, no? Ed è la prima volta che partecipiamo, perché l'impegno della nostra associazione è diretto appunto a salvaguardare la salute dei cittadini attraverso, come dire, l'informazione e la conoscenza di tutto ciò che è necessario sapere per valutare se le garanzie offerte siano effettivamente tali per qualsiasi prodotto, in particolare della carne, perché è aperto un aspro confronto a livello europeo circa la etichettatura volontaria. La prossima settimana probabilmente ci sarà una decisione finale, ma quello che stranisce appunto è il fatto che se è volontaria, quindi non c'è un obbligo, e nemmeno su questo aspetto paesi e i paesi europei sono concordi nel lasciare questa opportunità e libertà ai produttori, a chi fa l'assezionamento e chi vende la carne. Quindi è del tutto evidente che siamo in una condizione ancora di non livello ottimale di informazione per quanto riguarda i consumatori, in particolare per quanto riguarda la carne. Quali sono le avvertenze, gli accorgimenti che i consumatori devono seguire per evitare di consumare prodotti che non sono sani o che non sono conservati in modo appropriato? Anzitutto le etichettature che ci sono oggi assicurano comunque un minimo di garanzia. Innanzitutto va evidenziata la tracciabilità. Noi pensiamo a una tracciabilità totale, cioè dal momento in cui l'animale nasce fino a quando viene macellato e sezionato. Oggi non siamo ancora in questa situazione, tuttavia ci sono alcune garanzie fondamentali, perché nell'etichettatura è prevista la scritta dove l'animale è nato, dove viene ingrassato, quando è stato macellato. Con Unicarve, che è il partner con cui lavoriamo ormai da molti anni, abbiamo fatto ancora molto di più, nel senso che chi acquista carne del consorzio Unicarve ha la possibilità di sapere esattamente chi è l'allevatore, dove è stato allevato l'animale e che quell'animale sia esattamente quello dichiarato. C'era una sperimentazione in corso che era stata proposta dalla Regione Veneto di dotare dei chips gli animali macellati. Questo per confrontare che i prodotti che sono nelle vaschette siano esattamente corrispondenti alle dichiarazioni dell'etichetta. Questa è ancora, come dire, una situazione in corso d'opera e non c'è ancora la sensibilità da parte dei consumatori di anche utilizzarla quando se ne rilevasse il caso, insomma. Quindi vale la pena avere molta attenzione nell'acquisto appunto di questo bene, che per i veneti è importante, proprio per garantire loro, come dire, la solubilità del prodotto e soprattutto la garanzia e la sicurezza alimentare. E ultima domanda: se un consumatore fosse interessato a questo tipo di acquisti, quindi questi acquisti in sicurezza, che cosa deve fare? In tutte le sedi di Adiconsum del Veneto abbiamo dei formulari per fare in modo che ci si possa accedere attraverso il distributore che è stato scelto da Unicarve da noi, che è CRAI, e attraverso gli sportelli Adiconsum si può ritirare un modulo, con il modulo andare a richiedere il
pacco o lo scrigno che si desidera acquistare, perché sono di diverse tipologie, e nel giro di 48 ore il prodotto può essere ritirato, quindi il prodotto fresco garantito, che assicura una qualità del prodotto assolutamente di buon livello. Giuliano Marchesin, direttore Unicarve, associazione produttori carni bovine del Triveneto, è qui presente al convegno Adiconsum sulla filiera della carne, garanzia e sicurezza del consumatore. Innanzitutto, Unicarve, che tipo di iniziative ha intrapreso con le associazioni di consumatori per tutelare il cittadino negli acquisti? Noi sostanzialmente stiamo lavorando a un piano carni nazionale che prevede l'utilizzo di un disciplinare di qualità, quindi un sistema di qualità nazionale riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole. Attualmente è in corso un'attività anche regionale nel Veneto per il riconoscimento di uno stesso disciplinare che poi useremo a livello nazionale, che sarà il vitellone ai cereali e il vitello al latte ai cereali. E questo darà la possibilità di comunicare al consumatore un nome, quindi un logo della carne prodotta in Veneto, ma la carne prodotta in Italia, che attualmente manca. Si parla molto di responsabilità sociale di impresa. Che cosa proponete ai vostri associati per fare di più su questo aspetto che è fondamentale, che a volte è il discrimine nelle scelte del consumatore? Ma noi sostanzialmente stiamo lavorando su due filoni. Uno è quello della tracciabilità, quindi l'etichettatura facoltativa. Tra l'altro vorrei lanciare anche un appello all'Unione Europea che non vada a abolire l'etichettatura facoltativa, che dopo anni di utilizzo da parte di chi ci crede sta dando dei risultati e li sta dando adesso. E dall'altra parte siamo impegnati sul fronte del disciplinare di qualità, dove ci sono dei controlli interni da parte della nostra organizzazione sugli allevamenti, quindi l'adesione da parte dell'allevatore a un disciplinare che lo regola nell'attività all'interno della sua azienda per quanto riguarda l'alimentazione, il benessere animale, quindi tutti quegli aspetti importanti per poter fare un lavoro etico e, considerando che questi sono animali da reddito, trattarli nel migliore dei modi possibile, immaginabile, per dare al consumatore poi la garanzia che ciò che mangia è un prodotto che serve sì per l'alimentazione, ma è stato curato nei minimi dettagli dall'allevatore. Quindi disciplinare di qualità per seguire le regole, che poi saranno anche certificate sulla base dei controlli fatti da un organismo terzo, quindi non solo da noi ma anche da un organismo terzo, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalla Regione Veneto e ovviamente dalla Sanità Pubblica, che noi riteniamo sia la migliore in Europa, perché i veterinari che ci sono nel Veneto sono in numero uguale a quelli che ci sono in tutta l'Inghilterra. Secondo lei le istituzioni, a partire da quelle più prossime come la Regione, fanno abbastanza per incentivare questo tipo di vendite, o meglio questo tipo di organizzazione responsabile delle imprese? Secondo noi la Regione, con le poche risorse che ha a disposizione, ovviamente di questi tempi bisogna anche sottolinearlo, si sta dando da fare, tant'è che il sistema QV, sistema qualità verificata del Veneto, che andrà a sommarsi al marchio tra la terra e il cielo della Regione Veneto, quindi il marchio abbinato della promozione integrata tra turismo e agricoltura, dovrebbe dare la possibilità di riconoscere il prodotto ottenuto dagli allevatori, quindi dai produttori del Veneto, farlo riconoscere dai consumatori e quindi in questo caso fare un doppio servizio: da una parte l'informazione, dall'altra dare un'opportunità agli allevatori per poter immettere nel mercato un prodotto che ovviamente deve essere pagato al giusto prezzo. Lei prima accennava a questa partita europea in merito all'etichettatura. Vuole spiegare bene ai consumatori di cosa si sta parlando? Ma sostanzialmente dopo la BSE, quindi stiamo parlando dell'anno 2000, l'Unione Europea ha emanato un regolamento che è il regolamento 1760. Da una parte prevede che ci sia una obbligatorietà di informazioni per le carni bovine, quindi il paese di nascita, il paese di allevamento, il paese di macellazione, il paese di sezionamento, cioè dove dopo viene venduto. Ma noi, ecco, non ci fermiamo a queste informazioni, noi vorremmo anche dire il nome dell'allevatore, la razza del bovino, quanti anni ha, cioè quanti mesi ha in questo caso,
per poterlo distinguere un bovino giovane da una vacca a fine carriera, in maniera tale da non trarre in inganno il consumatore, ma soprattutto poter dare al consumatore delle informazioni aggiuntive che possa scegliere in maniera responsabile. Altrimenti, con l'abolizione dell'etichettatura facoltativa, che non si riesce a capire perché la vogliono abolire, visto che è facoltativa, quindi non deve essere obbligatoriamente applicata da chi non la vuole fare, e quindi dovrebbe rimanere tale, ecco, non si riesce a capire perché c'è qualcuno che si sta accanendo. Probabilmente noi riteniamo che questo sia l'industria dell'anonimato, noi la definiamo così, la cosiddetta industria dell'anonimato, che meno informazioni dà al consumatore più felice è, insomma, ecco, questo è il quanto. Claudio Valente, vicepresidente dell'Ente Fiera di Verona, e qui con noi al convegno Adiconsum sulla filiera della carne, nell'ambito di Eurocarne 2012, il Salone Internazionale delle Tecnologie per la Lavorazione, Conservazione, Refrigerazione e Distribuzione delle Carni. Questa, Claudio, è la 25esima edizione di questa mostra triennale, e volevamo capire come sta andando, soprattutto capire il mercato, come si sta orientando in questo periodo di crisi. Ma questo è un settore che naturalmente risente della congiuntura sfavorevole dell'economia in generale, però dobbiamo dire che coloro che soprattutto hanno investito nel produrre la tecnologia per la lavorazione e la conservazione delle carni sono in Italia all'avanguardia nel mondo e esportano circa il 70-75% dei loro prodotti, perciò dal punto di vista commerciale ed economico il settore tiene benissimo, e infatti la presenza anche in questa fiera alta di buyer esteri e anche di espositori esteri fa sì che questa sia diventata nel 2012 la manifestazione più importante al mondo per quanto riguarda appunto le tecnologie della lavorazione e conservazione della carne. E nell'ambito delle manifestazioni fieristiche che vengono svolte qui a Verona dall'Ente Fiera, questa di Eurocarne è una delle più importanti anche per il consumatore. Oggi ad esempio noi parleremo e approfondiremo nel nostro convegno quali sono le garanzie della sicurezza del consumatore, quindi è importante che l'Ente Fiera mantenga questa tradizione e continui a mettere in campo delle fiere di questo genere. In generale, una battuta sull'andamento dell'ente ce la può fare? Beh, l'Ente Fiera di Verona è l'unico ente in Italia e uno dei pochi al mondo che ha avuto negli ultimi 3 anni il bilancio positivo, anche nell'annus horribilis, come viene definito, il 2009, ma anche il 2010, noi siamo sempre stati in attivo, soprattutto perché siamo depositari a livello mondiale di questa filiera dell'agroalimentare e dell'avvicinamento forte con il consumatore, e oggi questo convegno ne è la riprova, che fa sì che ci siano molti visitatori, diciamo, dei settori operativi, però anche molta gente comune che viene a Verona, alle fiere di Verona, per aggiornarsi, per portare il contributo di idee, e le idee fanno sì che anche le fiere vadano avanti in positività. Lei infatti citava il settore agroalimentare, che è uno dei settori primari per la nostra provincia, per il nostro territorio. C'è magari qualche novità che l'Ente Fiera vuole mettere in campo nel settore, già ormai la tradizione è consolidata con la Fiera Cavalli, ma anche la Fiera Agricola e altre tipologie di fiere, ma magari qualche... Proprio in questi giorni la possiamo dire è che abbiamo acquisito Pasta Trend, che è una fiera sulla pasta che si teneva a Bologna, pareva dovesse andare a Rimini, invece siamo riusciti ad agganciarla almeno per 3 anni qui a Verona, la inseriremo all'interno di SIAB, che è la fiera che riguarda la lavorazione della farina, la produzione di pani, di dolci da farina eccetera. Verrà fuori un bel comparto che farà sì che SIAB e Pasta Trend dicano che Verona è ancora la capitale del mondo per quanto riguarda l'agroalimentare. Ci può già dire più o meno qual è il periodo in cui verrà fatta questa fiera? Questa fiera si fa a maggio dell'anno prossimo. Grazie.